Clonavano carte di credito da hotel di Cattolica. Sequestri anche a Pesaro. Dopo 31 anni la Regione Marche vara una nuova legge urbanistica. Strada della Contessa, a breve interventi anche sul versante marchigiano. Seminare il futuro dalla mostra del cinema agli asili di Pesaro. Fano si prepara a 40 giorni di feste natalizie. Una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, ben ritrovati al nostro spazio consueto della sera con l'informazione del canale 80. Telegiornale di martedì 14 di novembre che apriamo con la cronaca, in particolare con una operazione della Guardia di Finanza che si è sviluppata tra il confine emiliano-romagnolo e quello pesarese. Vediamo di cosa si tratta in questo nostro primo servizio. Avevano clonato le carte di credito dei clienti del loro hotel di Cattolica nel corso del 2021 e furono scoperti dalla Guardia di Finanza. Lo scorso dicembre, tre persone, genitore e figlio di origine albanese, erano infatti risultati indagati dalle Fiamme Gialle riminesi che avevano sequestrato oltre 145.000 euro dai loro conti correnti. Indagini che in questi giorni sono proseguite col sequestro di 8 immobili intestati ad uno dei tre indagati del valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Sequestri finalizzati alla confisca di appartamenti e garage che si trovano anche nel pesarese, oltre che a Rimini e Ravenna. A questi si aggiunge un locale ad uso non abitativo situato a Forlì. La vicenda è emersa in seguito alle decine di turisti da ogni parte d'Italia che avevano soggiornato all'hotel La Fenice, albergo cattolichino a 2 stelle gestito dalla famiglia albanese. Clienti che successivamente si erano ritrovati strani addebiti sulle loro carte di credito per pagamenti mai effettuati. Le indagini hanno appurato che tre indagati avevano approfittato dei pagamenti dei clienti per copiare i dati delle carte utilizzandole per 150 transazioni non autorizzate. Già un anno fa, Guardia di Finanza e Tribunale di Rimini costruirono l'ipotesi di reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. 11 mesi dopo, gli specialisti del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria non si sono fermati, hanno eseguito mirati accertamenti patrimoniali sul nucleo familiare, riuscendo a dimostrare la sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni 2017-2021 e il patrimonio effettivamente accumulato, costituito anche dagli immobili ora sequestrati. Dopo 31 anni la Regione Marche vara una nuova legge urbanistica che disciplina l'edilizia sul nostro territorio. Procedure più snelle e impatto più ecosostenibile per una legge che entrerà in vigore da gennaio 2024. Dopo 31 anni la Regione Marche si prepara a varare una nuova legge urbanistica finalizzata a snellire le procedure e soprattutto a puntare su un impatto green dell'edilizia. Un'edilizia che privilegia il costruire sul costruito, la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico. Legge che è stata presentata dal presidente della Regione Marche Acquaroli e dall'assessore Aguzzi nell'ex chiesa del Gonfalone di Fano. Legge che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2024 dopo il passaggio in Consiglio regionale del prossimo 21 novembre. Il cuore del provvedimento è intanto redigere una legge urbanistica adeguata ai tempi. La legge urbanistica delle Marche ha 31 anni, è stata redatta e approvata 31 anni fa, quando lo sviluppo del territorio era completamente visto in maniera diversa, si portavano avanti grandi comparti edilizi, grandi comparti di espansione, nuove zone industriali. Ecco, oggi dobbiamo dire che il costruito forse addirittura troppo rispetto a quanto effettivamente c'è un'esigenza. Questo non vuol dire dover bloccare un potenziale sviluppo, però bisogna incoraggiare, diciamo, rivisitare quanto già è stato costruito. Quindi si deve parlare di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico, di abbattimento e ricostruzione magari di vecchi edifici, di vecchi capannoni industriali. Come dire, una legge che guardi molto alla tutela del territorio, alla salvaguardia, alla messa in sicurezza del territorio e, se vogliamo, all'efficientamento, all'abbellimento di quanto già è stato costruito.
Questo, ripeto, poi non vuol dire che se serve una nuova area edificabile perché c'è un'esigenza di espansione edilizia, che sia industriale, che sia commerciale, ma che sia anche abitativa, questo sarà vietato, assolutamente. Anzi, all'interno di questa legge ci sarà una metodologia di approvazione da parte dei comuni di eventuali nuove varianti, nuovi piani regolatori, enormemente diciamo così, più semplice delle attuali situazioni. Purtroppo in passato tante volte abbiamo visto errori che non possiamo più permetterci, perché sono errori che hanno un costo ambientale e molto spesso hanno un costo anche con i danni che ci sono, lo vediamo con i cambiamenti climatici o comunque con tutte quelle che sono le vicende che riguardano la tenuta del nostro territorio anche dal punto di vista ambientale, appunto. Quindi è un rifacimento di una legge urbanistica troppo vecchia e inadeguata ormai nei tempi, uno snellimento burocratico a favore dei comuni che devono portare avanti le decisioni, dei cittadini che devono richiedere situazioni, ma anche dei tanti professionisti che devono portare avanti la progettualità. Oggi è complicatissimo, una legge vecchia di 31 anni, ma da 31 anni a sta parte sono state approvate nella Regione Marche 11 nuove leggi tutte parziali che si sono stratificate una sopra l'altra. Ci sono oggi circa 380 articoli che prevedono, diciamo, le normative urbanistiche nella Regione Marche. Questa nuova legge prevede 36 articoli. 36 articoli molto ben leggibili, chiari, che quindi si riescono a mettere in campo con molta meno burocrazia per i cittadini, per tutti i professionisti che ci lavorano e per i comuni e gli enti che poi devono autorizzare. Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel dei lavori sulla strada della Contessa. La CNA di Pesaro Urbino riferisce infatti di aver ricevuto importanti rassicurazioni dell'ingegner Lamberto Nibbi di ANAS, che ha assicurato che anche il versante marchigiano antestante la galleria sarà interessato da lavori di sistemazione entro breve tempo. Saranno infatti effettuati interventi per quanto riguarda la sede stradale con sistemazione del manto e verrà ristrutturato e rinforzato tutto il muro di contenimento adiacente al tratto stradale ora pericolante. Nell'occasione sarà sistemata e ripulita tutta l'area ora in stato di degrado. Una risposta puntuale dunque alle sollecitazioni delle amministrazioni, in particolare quella di Cantiano, di cui la CNA si era fatta portavoce con ANAS. Si chiama Seminare il futuro insieme per il cambiamento. Il progetto ambientale ed educativo partito con l'edizione 2023 della Mostra del Cinema di Pesaro, che oggi mette letteralmente radici nelle scuole dell'infanzia della nostra città. Salvia, rosmarino, echinacea e menta. Piante aromatiche curate dagli studenti dell'Istituto della Rovere di Urbania che questa mattina, assieme ai ragazzi pesaresi dell'Agrario Cecchi, sono state piantumate nel giardino della Scuola dell'Infanzia Gulliver di Muraglia. È l'inizio del progetto Seminiamo il futuro insieme per il cambiamento, un progetto che parte dall'anima verde della Mostra del Cinema di Pesaro e che assieme a Marche Multiservizi si concretizza a beneficio ambientale ed educativo delle scuole comunali pesaresi. Questa mattina sono state piantate le prime 10, altre 140 arriveranno nelle altre scuole dell'infanzia e nei nidi di Pesaro. Il festival ha un'anima verde che è perfettamente in linea con quella del main sponsor, Marche Multiservizi, con il quale ci siamo ritrovati già dall'anno scorso a condividere delle riflessioni su alcuni temi relativi alla sostenibilità. L'anno scorso abbiamo regalato a tutti i nostri ospiti, collaboratori, delle borracce e installato degli erogatori d'acqua per spingere il consumo di acqua dell'acquedotto e quindi azzerare l'utilizzo di bottigliette di plastica. Quest'anno abbiamo pensato di più all'anima prettamente verde, quindi le piantine che sono state oggetto di omaggio per tutti gli ospiti del festival, ma sapendo che molti dei nostri ospiti vengono da lontano e avrebbero avuto difficoltà poi a ripartire con le piantine, abbiamo deciso che tutte le piantine rimaste le avremmo donate alle scuole del comune, alle scuole primarie, alle scuole dell'infanzia. Insieme alle scuole, agli istituti superiori, il Cecchi di Pesaro e l'Istituto Agrario di Urbania, mettendo in collegamento appunto anche i sistemi educativi costa ed entroterra, cercando insomma di trasmettere questo amore per l'ambiente che Marche Multiservizi ha e che vogliamo ricordare. Queste iniziative per noi sono importanti perché abbiamo passato un periodo dove si parlava di altro, in realtà noi vogliamo tenere il focus sulle tante iniziative che Marche Multiservizi fa in termini di economia circolare e di rispetto dell'ambiente. Questo
questa piantumazione, questo segnale voluto dalla Mostra Internazionale del Cinema verso le nostre scuole comunali è un segnale di amicizia, un segnale gentile. Ieri era la giornata internazionale della gentilezza e oggi continuiamo con atti di gentilezza. Un segno tangibile appunto per i bambini e le bambine di tutte le scuole della città, ma anche per i seminatori, i ragazzi degli istituti agrari che si sono prestati in questa azione di piantumazione e chiaramente Marche Multiservizi che è sempre al fianco dell'amministrazione. E gli stessi ragazzi di Urbania si sono preoccupati di redigere un piccolo documento in cui è scritto come curare le piante e questo documento è stato tradotto anche in CA, nella comunicazione aumentativa alternativa, che consente anche a chi ha delle difficoltà nell'apprendimento di poter leggere le istruzioni e quindi poter curare le piante. Un progetto di cui siamo veramente molto orgogliosi. Grande attesa domani ad Urbino, quando a partire dalle 15 nell'aula magna del rettorato dell'università saranno presentati 4 inediti frammenti manoscritti della Divina Commedia di Dante Alighieri, rinvenuti nei fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Pesaro Urbino. Si tratta di una scoperta eccezionale che sarà illustrata dalla direttrice dell'archivio Sara Cambrini e da due dei maggiori esperti dantisti del panorama nazionale, ovvero Marco Cursi e Gennaro Ferrante, entrambi dell'Università di Napoli Federico II. A seguire verrà inaugurata la mostra dedicata nella biblioteca di San Girolamo. E invece in programma per domani alle 21 al Centro Giovanile Base Tavuglia una serata dedicata al racconto di un'avventura di 23 giorni e oltre 300 km che si è svolta nel gelido inverno dell'Islanda. Protagonista di questo evento è Lorenzo Barone, cicloviaggiatore che condividendo le sue esperienze in giro per il mondo ha raggiunto migliaia di seguaci sul web. Sarà un'occasione per ascoltare le storie di Lorenzo con la possibilità di rivolgergli curiosità e domande per tutti gli appassionati di viaggi, sport e storie straordinarie. Nella serata che sarà oggetto di uno speciale di Rossini TV, Barone parlerà non solo del suo viaggio in Islanda, ma anche dell'impresa straordinaria compiuta attraversando in bicicletta la foresta del Borneo. La rete museale Marche Nord, che vede il comune di Gradara ente capofila, si prepara a presentare al pubblico il suo primo grande evento espositivo. Bucci dalle Marche a Parigi è il titolo della mostra che dal 2 dicembre al 18 febbraio andrà a coronare un anno particolarmente significativo per il Museo d'Arte Rubini Vesin. Il museo, aperto al pubblico nel febbraio 2023 e ancora parzialmente in corso di riqualificazione, inaugura la sua stagione espositiva con 150 tra dipinti, disegni, incisioni e fotografie di Anselmo Bucci eseguite tra il 1904 e il 1950 e arrivate a Gradara grazie al prestito eccezionale della quadreria Cesarini di Fossombrone, dell'archivio Anselmo Bucci ed importanti collezionisti privati. Ed ora parliamo anche di teatro, di un indiscusso maestro del teatro europeo come Antonio Latella, che firmerà la regia della Locandiera che sarà in scena al Teatro Rossini di Pesaro dal 16 al 19 novembre nella stagione di Amat. Un testo fra i più fortunati rappresentati di Carlo Goldoni, la Locandiera, secondo Antonio Latella, è una grande operazione civile e culturale, un manifesto teatrale che dà inizio al teatro contemporaneo. Protagonista dello spettacolo è Sonia Bergamasco. Ed ora ci spostiamo a Fano, dove sono in corso gli ultimi preparativi per il Natale più. È prevista infatti l'accensione dell'albero natalizio in piazza 20 settembre, domenica 26 novembre, per tanti eventi natalizi fanesi tra conferme e novità che andiamo ad esplorare nel servizio di Simone Celli. Conto alla rovescia per il Natale più di Fano. Domenica 26 novembre l'accensione del grande albero in piazza 20 settembre. Poi una carrellata di eventi che accompagnerà fanesi e turisti fino al prossimo 7 gennaio. Tante le riconferme, ma ci sono anche delle importanti novità, come lo spettacolo di luci denominato Light Design nell'ex chiesa di San Francesco. 26 novembre, ore 18, Fano accenderà il suo Natale con un magico evento di accensione dell'albero di piazza 20 settembre. E da lì in poi si accenderanno tutte le illuminazioni diffuse nella città, si apriranno i mercatini, si aprirà la pista del ghiaccio e si accenderà un magico evento, una novità per l'anno 2023 e sarà una proiezione bellissima all'interno della chiesa di San Francesco che racconterà la storia di questo luogo veramente magico, quindi un'occasione più per venire nella nostra città. E poi da lì tutti i weekend una serie di eventi in piazza 20 settembre, una serie di eventi musicali, artistici,
realizzati insieme a tante associazioni cittadine, l'accensione del Natale nei quartieri, insomma veramente un Natale ricco ed effetto che accompagnerà anche quello che è il Natale provinciale, che sta facendo diventare il nostro territorio veramente molto attrattivo. Magia, intrattenimento e cultura saranno queste le parole chiave del Natale fanese. Dal Festival del Cinema Aumentato in 4D proposto dalla Fondazione Peppe Nigra ad Aspettando i Malatesta con il gruppo storico La Pandolfaccia, fino al coro itinerante di Una Scuola tra le Note. Il concerto di Natale del 17 dicembre, il grande presepe del Pincio per la prima volta con la musica in filo di fusione, senza dimenticare i concerti dai balconi del centro di Fano Jazz Winter, gli spettacoli del Teatro della Fortuna, il Capodanno al Politeama con il San Costanzo Show e il Volley della Befana. Tutto questo ancora una volta con la sapiente regia della Proloco Fanum Fortune. Anche quest'anno siamo riusciti finalmente ad organizzare il Natale per la città di Fano. Questa cosa ci fa anche molto, siamo molto contenti di questa cosa, sperando anche di fare un evento sicuramente migliore dell'anno scorso. E anche, sinceramente, anche riuscire a fare un evento come l'anno scorso sarebbe una cosa sicuramente molto bella. Noi cerchiamo sempre di migliorare, speriamo di migliorare. Chiaramente partiamo subito con il discorso delle illuminazioni, perché a differenza dell'anno scorso siamo riusciti, avendo anche un budget maggiore, a riuscire a fare un'illuminazione come i format degli anni precedenti. Quindi di conseguenza riusciremo a coprire più strade, in maniera tale che anche tutto il centro storico avrà l'ambiente natalizio un pochettino più pieno, a differenza dell'anno scorso che invece avevamo coperto soltanto le strade principali. Non solo le strade, ma anche la bellissima piazza di Fano, perché arriva il meraviglioso albero di Natale, anche quest'anno donato da una famiglia fanese. E era un albero che iniziava a dare problemi all'abitazione, la famiglia Mariotti ce l'ha donato perché appunto iniziava a dare problemi alla casa. Avrà una fine scintillante in piazza per tutti i fanesi e non. E poi la bellissima cornice del Pincio torna ai mercatini di Natale, il villaggio di Natale, con un mercatino aumentato, con più casette e tant'altro. Un lavoro di squadra dunque, che secondo l'amministrazione comunale avrebbe determinato una netta evoluzione per qualità e per quantità degli eventi in cartellone per le festività natalizie. Un lavoro durato negli anni. Prima guardavamo una foto del Natale 2014, avevamo un albero veramente illuminato con quattro fili. Oggi più di 9.000 LED allestiscono l'albero di piazza, un'illuminazione diffusa, una serie di eventi, se li contiamo sono tantissimi, realizzati dalle tante associazioni cittadine, veramente una grande comunità che si è riunita intorno a Natale e che rende la nostra città bellissima. Ed aspettando il Natale delle piazze, quella di Fano ma anche quella di Pesaro e di altri comuni della provincia, ci sono anche diverse attività commerciali che presentano già allestimenti in cui si respira a pieni polmoni l'atmosfera natalizia. Uno di questi è il Giardino di Santa Maria. Sabato 11 novembre, il Giardino di Santa Maria ha aperto le porte sul Natale. E troverete un vasto assortimento di alberi di Natale, decori e quello che vorrei proprio far cogliere è una festa fatta insieme ai nostri clienti, alle persone che ci seguono da anni, e per noi è sempre una cosa bellissima comunicare con le persone che vengono. Cosa comunichiamo? Comunichiamo delle sensazioni, delle emozioni, delle possibilità, per cui vi diamo anche l'occasione per vedere come trasformare la vostra casa. Delle idee, questo è molto importante per noi, fare festa insieme e darvi delle prospettive diverse. Troverete appunto una vasta gamma di decorazioni per la casa, per i vostri ambienti, ma tanta regalistica per i vostri amici. Abbiamo tantissimi prodotti, ci teniamo molto alla qualità, abbiamo alberi di Natale molto pieni, molto belli, con le luci sopra. Decorazioni polacche interamente fatte a mano,
e una bella fattura e un bel prodotto con un bel vetro resistente. Oggi con noi ci sono altri partner. Abbiamo il vino della cantina Selva Grossa, che è del territorio. Abbiamo dei tomini di capra della famiglia Beltrami, insieme al loro olio, delle nostre colline di Cartoceto. Una filiera chiusa in cui le capre vengono allevate al pascolo, viene usato il loro latte all'interno dell'azienda, vengono fatti i formaggi all'interno dell'azienda e poi viene venduto il prodotto. Quindi ci teniamo anche ai nostri collaboratori. Abbiamo l'azienda Bianconiglio, fanno oltre alle partecipazioni tutto per i matrimoni, anche delle decorazioni personalizzate per il vostro Natale. Daniele Mancini al sax, uno spettacolo di musicista con della musica bellissima, lui è famoso in tutta Italia ma oltre. È molto importante la nostra collaborazione ormai da diversi anni con il Bar Romeo, la sua cioccolata calda meravigliosa e soprattutto il suo torrone, il Tor Romeo, fatto interamente nella loro azienda e che arriva alle nostre tavole. Tutte queste cose contribuiscono alla magia del Natale che vogliamo proporvi. È vero, forse non abbiamo Babbo Natale, non abbiamo gli elfi, però siamo qua, ci divertiamo insieme, facciamo festa e ci potete venire a trovare dal lunedì alla domenica, perché poi sotto Natale siamo aperti quasi sempre, teniamo chiuso solo il lunedì mattina. I nostri orari sono dalle 15.30 alle 19.30 e la mattina dalle 8.30 alle 12.30. Siamo aperti anche nei giorni di domenica. Per adesso, per novembre, solo la mattina dalle 9 alle 13. E poi invece, per permettere a tutti di acquistare, le domeniche di dicembre siamo aperti anche nel pomeriggio. Grazie, vi aspettiamo, siamo felici di fare festa con voi e di rendere più bello il vostro Natale. E anche nel weekend appena trascorso le telecamere di Rossini TV si sono accese per darvi notizia di una nuova inaugurazione di attività inaugurate nel nostro territorio. Oggi andiamo a scoprire il centro estetico Bella Estetica e Parrucchieri che ha tagliato il nastro a Pesaro in via Giolitti. Cari telespettatori di Rossini TV, oggi mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in via Giolitti 5 e sono qui per l'inaugurazione di una nuova attività, Bella Estetica e Parrucchieri, che come potete già notare dal nome non è soltanto un bellissimo centro estetico ma anche un negozio di parrucchieri. Allora, come vi dico sempre, venite con me con le telecamere di Rossini TV, andiamo a conoscere Daisy, che è la deliziosa titolare di questo nuovo centro estetico, e il suo staff. Io sono arrivata in Italia 5 anni fa, ho deciso di trasferirmi qui e ho venduto il mio centro estetico in Brasile e adesso sono qui da 5 anni, adesso è nata la Bella Estetica, i parrucchieri, e la mia neonata, che la chiamo la mia neonata. Siamo un centro estetico specializzato nel dimagrimento femminile, e epilazione laser, estetica base avanzata. E abbiamo anche la parte della parrucchieria, lavoriamo molto con il dimagrimento femminile, quindi questo è un nostro grande differenziale. E abbiamo, grazie al nostro staff, che sono le ragazze, abbiamo le ragazze formate, specializzate, e quindi stiamo facendo un bellissimo lavoro insieme. Devo dire che nella città di Pesaro stanno aumentando queste attività, quindi evidentemente è una cosa che funziona. Noi donne ci teniamo sempre di più al benessere ma anche alla bellezza, e questa è una bella cosa, no? È fondamentale anche per noi sentirci più sicure. Quindi un'attività anche poi vicino a casa mia, perché abito qua vicino, quindi in via Giolitti numero 5, e siamo contenti. Noi come amministrazione cerchiamo di stare vicino alle imprese del territorio, infatti se notate le varie attività che stanno aprendo noi cerchiamo di essere presenti e di dare il nostro contributo
aiuto anche nel dare forza, e in più abbiamo anche questa possibilità che diamo alle nuove imprese di avere una detassazione dei primi 3 anni che aprono la propria attività. E vi ricordiamo che potrete vedere lo speciale di Rossini TV dedicato al centro estetico Belle Estetiche Parrucchieri venerdì 17 novembre alle 21:20. Un altro speciale è invece l'oggetto della nostra prima serata di questo martedì alle 21:20, quello dell'anteprima nazionale del film realizzato a Pesaro Ancora volano le farfalle, dedicato alla storia della pesarese Giorgia Righi, appuntamento come detto alle 21:20. E poi come sempre vi ricordo il consueto appuntamento dal lunedì al sabato con la diretta di Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, che anche domani, mercoledì, comincerà alle 7:20. E poi facciamo un salto in avanti a giovedì, serata dedicata al basket e a Insieme a Canestro, nel salotto di Rossini TV condotto da Elisabetta Ferri. Gli ospiti di questa puntata saranno il pivot della Carpegna Prosciutto Basket, Leonardo Totè, assoluto protagonista di questo scorcio iniziale di stagione, e l'ex giocatore della VL, Alfredo Carboni. Come sempre poi c'è la possibilità di interazione in diretta da parte di voi tifosi e telespettatori al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV.